il dato politico è che il gruppo che si è formato oggi non porta nemmeno un voto in più a un eventuale nuovo governo Conte, cioè il pallottoliere, diciamo così, dei numeri in Senato è fermo alla scorsa settimana. Quindi, nonostante il presidente Conte cerchi in qualche modo di aumentare i numeri facendo a meno di Italia Viva, per ora questi numeri non ci sono, cioè senza Italia Viva non c'è la possibilità, diciamo così, del nuovo governo Conte. Io credo però che ci sia un problema di base. Noi stiamo continuando a parlare esclusivamente di numeri e di nomi, mentre Italia Viva ha sempre messo al centro alcuni problemi che riguardano i cittadini italiani, non Italia Viva. Tanto da dimettersi, cioè da rinunciare ai posti che avevamo al governo, la ministra Bellanova e Bonetti. Allora nessuno sta parlando di che cosa facciamo per un piano vaccini che nemmeno sappiamo se c'è davvero o no al momento. Noi pensiamo che costruire queste primule, come vengono chiamate, per la vaccinazione sia uno spreco di tempo e di soldi, che rischia di essere un po' un buco nell'acqua come i banchi a rotelle. Cerchiamo di accelerare sulla vaccinazione. Abbiamo una crisi economica tremenda, l'abbiamo sentito anche nei titoli del TG. Allora, su questi problemi noi vorremmo un confronto vero e invece continuiamo a sentir parlare di nomi, Conte sì, Conte no, e del pallottoliere al Senato. I problemi dell'Italia sono altri.